fino a qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, non pensavamo mai che ci dovevamo confrontare con le lettere di licenziamento. Vederle scritte, ricevere i telegrammi ha certamente ingenerato una grande apprensione, da qui l'idea di presidiare lo stabilimento come segno di attenzione e di mobilitazione. Quanto è difficile essere il primo cittadino della comunità di Termini Imerese davanti a queste difficoltà? Io penso che è un'impresa difficile perché ci confrontiamo con tanti bisogni, soprattutto con armi spuntate. Talvolta il massimo che riusciamo a fare è prestare attenzione, offrire un momento di confronto per ascoltare le tante criticità dei miei concittadini. La gran parte di questi è famiglia monoreddito che da mesi si confrontano con un ammortizzatore sociale che va scemando di anno in anno e soprattutto si interrogano sul loro futuro. E fino ad oggi dal Ministero per lo Sviluppo Economico sono arrivate davvero risposte insufficienti. La montagna ha partorito dei topolini e peraltro anche quelli non sono di prospettiva, ma come dire, non si sono nemmeno materializzati, non sono nemmeno ancora pronti a prendere il campo e a garantire un reimpiego dei lavoratori della Fiat, nonostante ci siano 300 milioni di euro, di cui fino a questo momento è stato speso davvero nulla, e non è stato reimpiegato nemmeno un lavoratore. Dopo 4 anni mi sembra che sia davvero un risultato in rosso che dovrebbe fare pensare che le politiche industriali del nostro paese meritano un'attenzione straordinaria.